Pillole di Misteri ci conduce alla scoperta di uno dei luoghi simbolo di Milano, il Castello Sforzesco. Castello ricchissimo di storia, non solo, anche di personaggi, ricordiamo i Visconti, gli Sforza, ma anche il periodo delle dominazioni, quelle degli Asburgo, ma non solo, anche Napoleone Bonaparte. Secoli di storia, ma anche periodi di decadenza, a cavallo ad esempio tra il XIX e il XX secolo. Pensa, William, che addirittura ci fu un progetto per cui il Castello Sforzesco doveva essere trasformato in un enorme parcheggio. Per fortuna questo non è avvenuto e agli inizi del Novecento sono iniziate le opere di ristrutturazione che l'hanno portato al suo attuale splendore. Opere di ristrutturazione di cui un esempio è proprio la torre che abbiamo alle nostre spalle, la Torre del Filarete, costruita fra il 1901 e il 1905, perché ora Rossana ti racconta una storia che va tra l'avventuroso e il paranormale. Era il 1521 ed una notte di tempesta, un fulmine colpì proprio la Torre del Filarete che serviva allo stoccaggio della polvere da sparo. Cosa successe? Esplose. Tempeste, fulmini ed esplosioni. William, diciamo che hai creato l'ambientazione giusta per cominciare a parlare di fantasmi. Stiamo camminando proprio nel fossato del castello perché sembra che sia uno dei luoghi più infestati d'Italia e proprio a questo riguardo racconteremo una storia a dir poco paranormale. Ricordatevi questa data, 20 ottobre 1526. In questa data la contessa Bianca Maria Scapardone Visconti, contessa di Chalant, nome lunghissimo, venne decapitata proprio qui, nel fossato del castello. Perché? Notoriamente lei aveva diversi amanti. Era una furbetta. Aveva diversi amanti, tra cui tal Ardizzino Valperga, il quale ebbe l'ardire durante una serata tra nobili di prendere in giro la contessa a causa della forma di una voglia che aveva sul corpo. Mai offendere una Assolutamente donna. Assolutamente no. Quindi lei studiò il modo di vendicarsi. Come lo fece? Attraverso un altro amante, Pietro Cardona, il quale ovviamente obbedì alla contessa, uccise il Valperga, raccolse il suo sangue in un'anfora e lo portò alla contessa. E qui mi riallaccio io e parlo proprio di fantasmi, perché il 20 di ottobre di ogni anno qui succede o succederebbe qualcosa di abbastanza curioso, perché compare appunto il fantasma di Bianca Maria vestita completamente di bianco mentre regge fra le mani che cosa? Proprio l'anfora piena di sangue. Nel momento in cui l'appoggia le labbra, la testa le ricade per terra e rotola nel fossato. Una curiosità, per chi volesse conoscere l'aspetto dello spettro di Bianca, esatto, può farlo qui a Milano, perché un famosissimo pittore, Luini, raffigurò Santa Caterina all'interno della Cappella Besozzi, che si trova nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano. E Santa Caterina pare che abbia proprio la fisionomia della contessa. Direi
uno scoop dopo qualche secolo, ma ci siamo, un vero e proprio scoop. Però le curiosità non finiscono certamente qui, perché ora anzi andremo ad esplorare l'interno del castello Sforzesco. Dei cortili del castello sicuramente invogliano a fare una passeggiata immersi in secoli di storia, ed il nostro invito è quello comunque di venire a visitare i musei proprio perché ricchissimi di oggetti archeologici e di curiosità. E proprio all'interno dei musei si trova un oggetto alquanto particolare. Sto parlando della Donna Impudica. Anticamente si trovava sulla Porta Tosa, l'attuale Porta Vittoria, ma nel XVI secolo fu tolta per volontà di San Carlo Borromeo. Perché? Perché la Donna Impudica era un bassorilievo che rappresentava appunto una donna completamente nuda che si rasava il pube con una forbice. Diamo un significato alla Donna Impudica. Ci sono due versioni. La prima, che vorrebbe che si trattasse della moglie di Federico Barbarossa, perché ricordiamo che Federico Barbarossa non era assolutamente amato dai milanesi, e la seconda, un po' più così simbolica, voleva che invece si trattasse di un simbolo per scacciare il malocchio. Ma le curiosità sui musei non finiscono di certo qui. L'oggetto più inquietante credo sia contenuto, anzi sicuramente contenuto, nella sala numero 18 o Camera delle Meraviglie. Nel XVI e XVII secolo, infatti probabilmente per la voglia di conoscenza e di collezionismo, fioriscono in tutta Europa le Wunderkammer o Camere delle Meraviglie. Cosa sono? Sono camere atte a contenere reperti animali, vegetali o artificiali che i ricchi signori e i nobili dell'epoca collezionavano per allestire delle sale all'interno dei loro palazzi per stupire i loro ospiti. E uno dei più grandi collezionisti di Milano era certamente Manfredo Settala. Pensa, Rossana, che la sua collezione era talmente famosa che venne realizzato un catalogo nel 1666, ma la cosa non finisce qui, perché venne anche realizzato una rappresentazione della sua Wunderkammer su acquaforte, e in un angolo della Wunderkammer c'è un oggetto alquanto particolare che si trova all'interno delle sale del museo del Castello Sforzesco. Sto parlando del diavolo a movimento meccanico. Fatto di legno intagliato e posto su un torso cinquecentesco, addirittura pare appartenuto ad un Cristo, il diavolo originale aveva anche delle corna ed un collare, che però pare siano state perdute. Azionato, appunto, come dicevi tu, con un movimento meccanico a manovella, era in grado di roteare il capo, muovere gli occhi, estrarre la lingua ed emettere un suono terrificante. Direi abbastanza impressionante, soprattutto se parliamo di diavoli, ma Milano è famosa anche e soprattutto per i draghi. Ma per scoprire la storia dei draghi lombardi e milanesi ci sposteremo nel cortile successivo. Camminando per le vie di Milano ci si può imbattere in un simbolo decisamente molto suggestivo, un lungo serpente o un drago che divora un fanciullo. Si tratta del simbolo del stemma nobiliare dei Visconti, che successivamente fu ripreso anche dagli Sforza. Ma di serpenti e di draghi è ricca non solo la storia di Milano, bensì quella di tutta la Lombardia. Dici benissimo, Rossana, perché antichissime leggende narrano che gran parte della Lombardia fosse coperta da un lago. Questo lago era il lago Gerundo, che copriva diverse province delle attuali province di Lodi, Cremona, Bergamo, ma non solo, andava a lambire anche la stessa città di Milano. Un lago molto basso e paludoso dove, guarda caso, viveva un drago. Questo drago era l'enorme drago Tarantasio, che aveva la prerogativa di divorare uomini, bambini, e sputava fuoco e fiamme da narici e bocca.
A seguito di bonifiche volute da San Cristoforo o Federico Barbarossa e di cambiamenti naturali, il lago si ritrasse per lasciare spazio ai campi. E Tarantasio, secondo testimonianze dell'epoca, fu avvistato per l'ultima volta la notte di San Silvestro del 1299. Fu ucciso da un prode cavaliere, un discendente della famiglia Visconti, e questo diede adito ad ulteriori leggende sul loro stemma. Un'altra versione vorrebbe invece che il drago fosse stato ucciso dal vescovo di Lodi, Bernardo de Talente. Bisogna dire che qui le leggende veramente si sprecano, e una di queste che ora vi elenco è quella che invece vorrebbe che lo stemma nobiliare dei Visconti derivasse proprio dalla famiglia Visconti, o meglio da Ottone I Visconti, che andò a combattere in Terra Santa durante la prima crociata. Combatté contro un feroce saraceno. Questo saraceno recava sul proprio scudo qualcosa di molto particolare, proprio il simbolo di un drago che divorava un bambino. Ottone I Visconti sconfisse il saraceno e fece suo quel simbolo, facendolo diventare il proprio stemma. Lo cambiò solo di pochissimo, perché il bambino rappresentato nello stemma del saraceno, che era di carnagione bianca, divenne di carnagione rossa, proprio per ricordare appunto la carnagione scura del saraceno.